Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Marco, uno dei protagonisti in Fossano 1-3-0. Ti chiedo oggi il tuo gol in eccellenza, chiuso la partita, no? Qualcuno, il primo gol con la maglia del Fossano dei Grandi. Com'è stato? Come sono le tue emozioni adesso? Sì, è stata una bella emozione. Sono entrato, che non avevo toccato tanti palloni. Poi è arrivata una bella palla su Maltezzi, che mi ha fatto un passaggio, controllo orientato, ho scartato il difensore e la palla è andata lì. Cuore a mille, sono contentissimo del gol che ho fatto. Ringrazio i giocatori, che è una bella squadra e mi trovo benissimo con loro. Per te è un grande percorso, comunque nel Fossano sei cresciuto nel Sì, giovanile, adesso sono cresciuto nelle giovanili, è stato un bel percorso, mi hanno integrato a gennaio, fisso con la prima squadra, mi sono integrato bene e sono contento. ti chiedo invece più in generale che partita è stata, anche con il tanto supporto dei tifosi tra giovanili del Fossano e proprio tifosi in generale, tutte e due le tribune piene, quindi Sì, sicuramente è emozione. stato un gran supporto. Anche perché il primo tempo è stato un po' altalenante e il secondo tempo invece abbiamo spinto tanto e si sono fatti sentire anche i tifosi, soprattutto anche sul mio gol e sul gol degli altri. E ti chiedo ancora questo, adesso il sogno ovviamente è quello di puntare in alto, no? Puntare ad andare in Serie D, secondo te il Fossano può farcela, le carte in tavola per farcela? Certo. Abbiamo i giocatori, una bella società. Un bell'ambiente, siamo forti, molto forti, quindi secondo me poi il calcio è imprevedibile, quindi non si sa mai, però siamo forti, quindi io credo. Hai una dedica particolare per il tuo gol? I miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto, anche la società che mi ha dato confidenza, mi ha dato, cioè, come si dice? L'opportunità Sì. per giocare. Bene, grazie mille. Grazie a voi. Grazie.